diciamo. Poi Jacopo, poi Fabrizio, su mi presento da solo. Manuela Granaiola, la senatrice Manuela Granaiola, e poi e via, Lucia e via, ci diamo il cambio, va bene? E Jacopo dopo Girotto. Ok, dopo? Dopo te lo dico io. Ma sì, sì. No, nel senso che comincia. Tanto mi alzo, mi ha disturbato. Se abbiamo un po' di tempo. Vai. Allora, grazie a tutti, grazie di essere intervenuti. Siamo qui per la presentazione di una petizione che è la petizione per una vera liberalizzazione energetica, ossia la liberalizzazione dell'energia, della produzione di energia dal basso. Non presentiamo in realtà la petizione che è online da qualche tempo, bensì presentiamo il primo grande risultato di questa petizione che a oggi ha avuto 22.000 firme. 25.000. 25.000, ero aggiornato ieri. A oggi ha avuto quindi 25.000 firme affinché gli utenti, le famiglie, i consumatori, o per dirla con una terminologia, i prosumer, ossia l'insieme tra produttore e consumatore di energia, possano finalmente in Italia produrre energia e cederla a terzi, perché sembra incredibile, bensì in questo momento in Italia, dove si fa un gran parlare di liberalizzazione a tutto spiano e di responsabilità da parte delle persone, ebbene questa cosa elementare attualmente è vietata nonostante noi abbiamo un patrimonio di circa 650.000 impianti rinnovabili, di cui 500.000 abbondanti di piccola taglia fotovoltaica messi sui tetti delle nostre famiglie. È vietata nonostante si stia avvicinando l'era dell'accumulo. Pensate che qualche giorno fa un lettore della mia rivista Qual Energia ci ha telefonato, abbiamo fatto un articolo perché ha avuto un ritardo di 90 giorni per l'allaccio di un impianto fotovoltaico che era destinato all'accumulo. Ebbene, è stato un test estremamente interessante perché questa persona, una persona completamente ecologista, ha messo il sistema d'accumulo più per una questione etica che per una questione economica, già possedeva un impianto fotovoltaico installato nel 2008 con secondo conto di energia. Ebbene, questa persona con carta alla mano mi ha dimostrato che il carico burocratico per mettere un piccolo impianto da 3 kW sul proprio tetto di casa è aumentato negli ultimi 9 anni, non è diminuito. Quindi c'era meno carico normativo e burocratico quando lo Stato doveva dare gli incentivi rispetto a oggi, quando lo Stato in realtà non deve dare incentivi, deve solo esclusivamente permettere la compravendita di energia, d'accordo? E questo è un freno allo sviluppo del paese, alla competitività del paese, è un freno a quell'artigianato diffuso che potrebbe installare questi impianti nelle nostre famiglie, è un freno anche alla lotta alla CO2, perché sono tutti impianti a fonti rinnovabili, per cui che risparmiano CO2. Ebbene, su iniziativa di Fabio Roggiolani, qualche tempo fa è stata lanciata questa petizione affinché venga modificata la legislazione, diciamo, a questo proposito. Insomma, che una volta tanto si realizzi una vera liberalizzazione, però pilotata dal basso. Il mio compito è quello di moderatore, non mi dilungo ulteriormente, mi si accusa di essere sempre troppo lungo, lo dico lo stesso. Passo la parola a Fabio Roggiolani di Giga perché ci illustri, diciamo, i contenuti di questa proposta,
Siamo in diretta streaming sul sito di change.org, che è anche condivisibile su Facebook. Giusto? E sulla pagina Facebook, se non sbaglio. Io non la sto trovando, vediamo se la troverò anche. Bene, la parola a Fabio Giorgio. Ma anch'io tre cose essenziali. Innanzitutto, la petizione sta avendo un successo anche oltre quello che ci aspettavamo, perché quando non si va contro qualcuno, ma si va a favore di qualcuno, di qualche buona idea, è più difficile raccogliere firme e trovare sostenitori. Questo è dovuto all'impegno di tanta gente, che ringrazio tutti quanti. Ovviamente siamo solo all'inizio. La partita non è affatto personale, non è una piccola associazione come Ciglia, con Ecofuturo, ma è un'iniziativa dell'intero coordinamento Free. Qui c'è Zorzoli, che è il nostro presidente, Ferrante, eccetera, eccetera, Massimo Venturelli, Giubilo e via, insomma, e altri che mi scuserete che non cito presente. Però c'è un atteggiamento molto positivo verso questa iniziativa, e da tanto tempo le rinnovabili non mettevano il naso fuori da un punto di vista proprio del cercare il consenso, del cercare il rapporto con la popolazione. Troppe volte, troppe polemiche, troppi comitati anti, alle volte si sono voltati anche contro le energie rinnovabili. Invece finalmente su questo troviamo un consenso eccezionale. Qual è la questione? La questione è che oltre il contatore le reti sono private. Sono private, quindi dentro i centri commerciali, dentro i condomini, dentro anche già alcune aree industriali artigianali, quelle compatte, dove non lo sono, possono diventarlo. Cioè noi possiamo semplicemente avere nostre reti, nostre linee elettriche, e su quella rete fare passare la nostra energia. Nostra energia rinnovabile, quello di cui parliamo noi, e tutto questo può fare in modo, ad esempio, che un 30% della popolazione italiana possa avere le energie rinnovabili, cosa che oggi non può. Tutti quelli in affitto, pochi lo sanno, ma non se lo possono permettere, perché staranno lì un anno, due anni, cinque anni, quindi non hanno il tempo di ammortizzare l'impianto fotovoltaico. Di conseguenza semplicemente non usano energie rinnovabili. Su 62 milioni di immobili in Italia, va bene, il 70% sono di proprietà privata del singolo che li abita, tutto il resto no. Quindi quelli lì, buongiorno. Voi capirete cosa significa questo cambiamento. Significa che se io nel mio condominio c'è due persone che sono in affitto, io amplio il mio impianto fotovoltaico e lo do anche agli altri. Tutto questo inoltre fa in modo che non si sprechi energia, perché l'energia a chilometro zero, a metro zero, è un'energia che non butta via niente. Quel riscaldamento del filo, che è l'effetto Joule, va bene, è semplicemente su basi molto corte, non avviene, o avviene in maniera, ovviamente se uno avesse un filo piccolo e gli manda tanta energia verrebbe, ma insomma, per spiegarsi, ecco, insomma, è a prova, come si dice, di ragioniere, non di perito elettrotecnico, questa mia spiegazione. L'importante però è capire che anche su questo la rete oggi perde intorno al 20%. Convenzionalmente noi paghiamo il 10,5% in più, cioè noi consumiamo 100 e paghiamo 110 microcentri. Questa è la regola, vero? È fissa. E quindi su questa base, tenuto anche conto che quando io ti do la mia energia rinnovabile non ha bisogno di pagarmi anche gli oneri di rete su quell'energia rinnovabile, o comunque una parte non significativa, è evidente che su questa operazione chi fa l'impianto se lo ammortizza. Chi lo riceve avrà un dimezzamento della bolletta. Tutto questo può determinare in Italia un enorme, gigantesco sviluppo delle energie rinnovabili, e finalmente non in mano ai soliti 10 speculatori, ma alla gente diffusa, alle piccole imprese, a chi ha voglia, a chi ha un po' di risparmio da investire, eccetera. È un meccanismo che crea comunità energetiche in maniera straordinaria e crea un'altra forma di solidarietà molto bella. Quindi in questo momento questa roba, chi la legge, chi la studia, chi la pensa, ci amano tutti, siamo tutti da tutti. Adesso vediamo se riusciamo a farla male anche al Senato, dove alcuni senatori e senatrici, le ringraziamo che sono qua, si stanno battendo da tempo e si stanno impegnando a battere. Per parte mia porto anche l'adesione rapida al telefono di Laura Pulpato,
che mi ha detto che firmerà gli emendamenti, io l'ho chiamata e gli ho detto ma come mai, dice, quindi ci siamo. Ho provato a chiamare molte altre gente, non da tutti ho trovato buona risposta, il dato però è che come vediamo molti gruppi in maniera trasversale stanno firmando, la potenzialità c'è. Una cosa vogliamo essere chiari, non ci fermiamo, quindi ci auguriamo che basti, no, questa mobilitazione, che vada in porto ora, ma se non va in porto non l'abbiamo, anche perché quando una ragione in maniera così spacciata, spudorata, vergognosa, è chiaro che non si ferma più. Per me è stato un grande divertimento e lo sarà anche in futuro. E anche un po' di lavoro, un po' di fatica, ma insomma, quindi lasciamo perdere in questo momento, pensiamo al piacere, che tutto questo ci sta dando. Quindi, nient'altro, abbiamo 100.000 buone ragioni, non intendiamo mollarle e faremo in modo che nei prossimi mesi, qualora ce ne fosse bisogno, di ricordarlo a chi non avesse approvato ora questa nostra iniziativa. Prego. Bene, grazie mille a Fabio e soprattutto al fatto che ha rimarcato la questione continuare anche dopo, perché le rinnovabili non sono un processo a sé stante, un provvedimento a sé stante, sono un flusso e si tratta di incanalarsi sostanzialmente all'interno di quello che è un flusso della storia. Le rinnovabili a livello mondiale stanno andando veramente forte sotto questo profilo. Pensate che il 75% degli investimenti in nuova produzione energetica lo scorso anno erano in fonti rinnovabili. Questo significa che ci credono molti stati, ci credono parecchi stati degli Stati Uniti, nonostante Trump, California, Colorado, eccetera, eccetera, hanno già dichiarato che non seguiranno le politiche di Trump sulle rinnovabili e sul clima. Ci crede soprattutto la finanza internazionale che sta iniziando a man bassa impianti a fonti rinnovabili, mentre sempre negli Stati Uniti il nucleare è al tracollo. Toshiba nucleare rischia il fallimento e rischia di portarsi appresso anche Westinghouse. D'accordo? E solo 6 anni fa noi avevamo 4 centrali nucleari in progetto nel nostro paese. Ecco, si tratta di incanalare il nostro paese nella direzione dello sviluppo, che è la direzione storica dello sviluppo, cioè di dove sta andando la storia. Adesso passo la parola a Gianni Girotto, senatore del Movimento 5 Stelle, molto attivo sul fronte delle energie rinnovabili e dell'ambiente, e che ringrazio anche per ciò che sta facendo, perché da giornalista noto che c'è diciamo una notevole attenzione da parte sua, che non è generalizzata rispetto al resto del Senato. Prego Gianni. Grazie a voi per aver organizzato questo momento e grazie a tutti i presenti. Per noi il tema è naturalmente prioritario, sapete bene che il Movimento 5 Stelle ha già presentato il suo programma Energia fino al 2050, per cui non sono semplici parole, per noi l'energia è effettivamente prioritaria, quindi fonti rinnovabili, efficienza, decentramento rimangono i nostri pilastri da seguire e chi ci segue sa che da inizio legislatura abbiamo svolto, tenuto, partecipato, organizzato decine e decine di momenti in cui parlavamo e lottavamo appunto per sviluppare queste che sono le reali soluzioni al famoso trilemma energetico. Anche in questo caso abbiamo presentato appunto un emendamento che è assolutamente convergente con il vostro appello, quindi è chiaro che la nostra presenza qui è assolutamente convergente con il vostro appello. Abbiamo presentato questo emendamento, abbiamo sollevato il problema di fronte alla Commissione Europea con il commissario Cagnette che ci ha pure risposto, così come l'autorità garante di concorrenza per il mercato che anch'essa ci ha risposto dandoci ragione in questo tema e tra l'altro invitando l'autorità garante della concorrenza sul mercato ha invitato il Parlamento ad agire per superare appunto questa situazione di divieto che appunto dice la stessa autorità per la concorrenza del mercato favorisce l'oligopolio attuale e è un favore proprio agli oligopolisti attuali e sfavorisce la concorrenza.
Quindi l'autorità invita il Parlamento ad agire, ed è proprio questo il punto, il Parlamento deve riprendersi in mano il tema dell'energia, riprendersi in mano perché da anni questo tema è in mano all'autorità per l'energia elettrica e il gas. Il Parlamento praticamente è assente colpevole in questo caso. Se non superiamo questa situazione di divieto rischiamo addirittura di andare in infrazione europea, perché stiamo agendo contro le direttive, le ultime in fase di discussione, il famoso Winter Package e Energy for All, che spingono appunto verso la massimizzazione dell'efficienza, delle fonti rinnovabili, gli edifici a energia zero o quasi zero, che spingono per l'autoproduzione, che spingono appunto per il libero scambio, che dovrebbe essere una cosa assolutamente pacifica e normale, solo qui in Italia non lo è, perché ricordiamo che nel resto d'Europa si fa questa cosa che qui in Italia è vietata, ci vogliamo distinguere sempre, in questo caso purtroppo in peggio. Poi ricordiamo ancora una volta, voi siete operatori e lo conoscete, sapete benissimo la situazione, ma ricordiamo anche per chi ci segue, ci seguirà in streaming, qui si tratta come sempre di creare moltissimi posti di lavoro, molti di più di quelli che offre la situazione attuale, quindi il palinsesto energetico attuale è estremamente deficitario dal punto di vista di posti di lavoro rispetto a quello che noi creeremo, stiamo già creando, creeremo in futuro se ci dirigiamo verso le fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e il decentramento. Possiamo dare via a un circolo vizioso, un circolo virtuoso, uscendo dal circolo vizioso in cui siamo adesso, perché in questo momento siamo in un circolo vizioso, il governo la legislatura attuale ha completamente tolto la fiducia agli operatori e quindi siamo in un circolo vizioso di poca fiducia, pochi investimenti e la vite che si stringe verso il basso, la situazione che peggiora continuamente, siamo in ribasso di produzione di elettricità da fonti rinnovabili da 2 anni. Questo governo, in questa legislatura abbiamo avuto tante promesse, tante chiacchiere, abbiamo avuto il Green Act, annunciato, promesso, mai diventato realtà. Noi abbiamo agito, abbiamo presentato questo emendamento in questa decisione di legge sulla concorrenza che parla appunto delle liberalizzazioni, quindi in questo caso saremo di fronte a una liberalizzazione positiva, a una liberalizzazione democratica che consente ai piccoli operatori di operare. Quindi non parliamo di liberalizzazioni nel senso negativo del termine che magari possono favorire oligopoli, qui parliamo della libertà dal basso di poter scambiare appunto e vendere energia per tutti. È un tema che evidentemente ha la convergenza di gran parte dell'arco parlamentare, quindi poi parleranno i colleghi di molti altri schieramenti, in questo caso parlo anche a nome del senatore Enrico Boemi e Giovanni Piccoli, che si scusano ma avevano altri impegni, quindi mi hanno assolutamente permesso di parlare anche a nome loro. Convergenza praticamente totale, perché lo stesso PD aveva presentato un emendamento identico, poi trasformato in ordine del giorno e votato positivamente. Quindi nel merito la convergenza è totale, tanto è vero che quando è stato votato l'emendamento, mio e degli altri colleghi sono stati bocciati, ma non nel merito. Il governo ci ha detto chiaro e tondo, avete ragione, però il vostro è un provvedimento piccolino all'interno di un grosso quadro, noi vogliamo rifare tutto il quadro. Sono 8 mesi che stiamo aspettando questo quadro, ma evidentemente forse la vernice deve essere ancora prodotta. Quindi io concludo invitando tutti quelli che ci seguono a firmare la petizione change.org/energie libere, 25.000 è già un buon numero, ma chiaramente possiamo essere molti di più. Noi abbiamo già ospitato questa petizione nel blog di Beppe Grillo, per cui la nostra adesione è assolutamente pacifica. Di posti di lavoro. Grazie. Bene. Allora, grazie mille a Gianni Silotto che ha inquadrato le tematiche sotto il profilo del.
scusami, subito la anche il consiglio. No, abbiamo questo tema alle 4. Ah, benissimo, insieme, ma prima. Ma io porto solo un saluto e basta. Cioè, non è che... una cosa, scusatemi, ma abbiamo questo tema alle 4. No, capiamo, vi ringraziamo di essere venuti. Si presenti perché la stanno vedendo anche allora. Sì, senatore Consiglio, componente insieme a Girotto della 10ª Commissione. Girotto ormai ci conosciamo da 4 anni, quando si parla di energia lui raddrizza le antenne sempre, quindi è diciamo, un senatore molto attento a queste problematiche. Io dico solamente una cosa, c'è una cosa che mi dà un po' fastidio quando viene meno la capacità di abbinare due cose, la responsabilità e il potere. A volte noi abbiamo il potere ma non abbiamo la responsabilità e qualcuno vorrebbe darci la responsabilità senza potere. Nel momento in cui viene fatto un emendamento, proposto un emendamento di questo tipo, credo che bisognerebbe avere anche il potere di poterlo far approvare. È vero Girotto, che c'è una linea trasversale che unisce un po' tutti i gruppi parlamentari in Senato, ma è anche vero che dovremmo arrivare comunque e far sì che questi lo votino. Ecco, io sono contento di questa iniziativa, infatti siamo qua un po' tutti di corsa perché il giovedì pomeriggio sappiamo come funzionano le cose. Ho firmato molto volentieri questo emendamento, devo anche dire che il programma di strategia, un programma di strategia serio, un programma serio di energia, l'abbiamo sempre lamentato anche nella nostra commissione, che il governo probabilmente era più distratto da altre cose forse più importanti, non lo so, e mi viene anche un po' simpatica l'idea che siamo arrivati all'industria 4.0 quando non abbiamo mai sistemato il 2.0 e abbiamo saltato via fare il 3.0, siamo passati direttamente al 4.0, o manca qualche passaggio a me o c'è qualcosa che non funziona. L'energia, senza energia credo che siamo un paese energivoro, siamo un paese che non ha grandissime possibilità di petrolio, di gas e quant'altro. Io credo che le nostre idee di poter portare avanti qualcosa di serio sulle energie rinnovabili sia estremamente attuale. Io ero stato relatore in 14ª alla Camera sulla questione 20-20-20 e lì qualche passo si è fatto, però io credo che ci sia ancora parecchio da fare e una parte di questi 20 credo che sia proprio l'oggetto anche del convegno che avete fatto e portato avanti oggi. Vi ringrazio, scusate. Grazie. Allora, io ringrazio davvero Girotto, il senatore Girotto, per avermi invitato a questa conferenza stampa e Fabio Roggiolani, perché non conoscevo e mi ha fatto molto piacere ascoltare le sue parole per tanti motivi, prima di tutto perché è toscano e soprattutto per l'enfasi che ha messo nella frase che ha detto: se una cosa è giusta io combatto fino a fondo. Siccome condivido molto questa cosa, io sono venuta a conoscenza di questo emendamento, ahimè non l'ho firmato, mi dispiace, ti chiedo di aggiungere la mia firma perché mi occupavo di altre cose, ero in sanità, ma da quando ho lasciato il PD e sono in articolo 1 MDP sono tornata nella 10ª commissione e quindi mi sto occupando anch'io di energia. Ritengo assolutamente giusto questo emendamento, mi auguro davvero che ci sia lo spazio per poter arrivare alla sua approvazione, non sappiamo ancora se tornerà in commissione, se ci sarà un maxi emendamento, ma credo davvero anche, e questo lo dico a nome non solo del mio movimento, anzi porto un saluto al senatore Casson e anche del deputato Filippo Fossati, che mi ha pregato anche lui di venire a questa riunione, l'impegno nostro sicuramente c'è, quindi mi auguro davvero che si possa arrivare a quella che è una liberalizzazione vera, perché parte dal basso, perché credo che sia giunto davvero il momento, non sia più rinviabile questa fase di razionalizzazione, di distribuzione dell'energia, e per quanto mi riguarda insieme a Girotto, insieme ad altri colleghi, a Loredana e a tutti gli altri, mi auguro proprio di poter arrivare a quella soluzione che auspicava Giorgio Lani, ma se non ci arriviamo ci arriveremo. Grazie.
E ora puoi dargli la parola. Allora, Jacopo Fo non ha bisogno di grandi presentazioni, però una piccola cosa va detta. Jacopo Fo è uno che crede nelle rinnovabili e nelle ecotecnologie da decenni, perché nel proprio, in quello che ormai possiamo definire un ecovillaggio a tutti gli effetti, anche se il nome ha un altro, richiama altre cose, ad Alcatraz si mette le ecotecnologie da decenni in proprio, d'accordo? Per cui adesso do la parola a Jacopo. Grazie, buonasera. Non voglio ripetere i discorsi che hanno già fatto le altre persone. Vorrei sottolineare una questione che ho cercato di affrontare nell'articolo che è uscito sul Fatto Quotidiano Online, che io non capisco. Cioè, io non capisco come mai non riusciamo a mettere al primo punto all'ordine del giorno della battaglia per riformare l'Italia la questione della burocrazia. Tutti gli studi fatti dalla Confindustria, fatti da qualunque ente, ci dicono che la burocrazia ci costa una cosa come 80 miliardi di euro all'anno, le lentezze burocratiche, che sono una le lentezze dei processi sono una sottospecie e ci costa altri 60 miliardi di euro all'anno, e tutti ci dicono che la burocrazia è la madre della corruzione. Perché quando c'è la burocrazia c'è quello che ti dice per fare questa pratica ci vogliono 2 anni, a meno che non ci mettiamo d'accordo allora ci vogliono 20 giorni. Questa è la matrice, è la madre di tutti i mali italiani, e non lo dico io, l'ha detto addirittura Renzi. C'è da scritto nella famosa lettera a Berlusconi dell'Unione Europea, i punti erano burocrazia e giustizia che non funziona. Noi non abbiamo, oggi si parla di abbassare le tasse, ma volete abbassare le tasse che la burocrazia comporta? Sono centinaia di miliardi per le aziende di danni collaterali, no? Come dice la FCA di Padova, come facciamo a concorrere a livello internazionale se noi dobbiamo correre in ginocchio a causa della burocrazia? Questa battaglia che noi stiamo facendo è una battaglia che siamo costretti a fare su un piccolo punto, perché il movimento progressista italiano è impegnato su altre cose. Pensate i chilometri di carta, le ore di trasmissioni che sono state spese per il referendum, perché dietro c'era uno scontro con Renzi, eccetera, eccetera, e quanto poco invece noi riusciamo a concentrare le energie sulla battaglia della burocrazia. Io trovo che sia folle questa situazione, che sia un modo di fare opposizione di pasta frolla, perché se non andiamo alla radice della questione più grossa. Ora noi stiamo conducendo, non avendo la forza di lanciare una grande campagna globale, delle battaglie singole su dei singoli punti. Siamo riusciti a togliere il divieto di vendere e utilizzare il biogas per la trazione dei mezzi da trasporto. Siamo riusciti a togliere l'assurdo per cui i comuni dovevano conferire le potature dei giardini, gli sfalci dei parchi e dei bordi strada alle discariche. Solo questa piccola modifica di un regolamento sono 200 milioni di euro risparmiati per i comuni. Ovviamente il problema qual è? Che se poi nessuno lo dice ai comuni diventa un risparmio teorico, cioè ancora oggi ci sono molti sindaci che non se ne sono accorti. È stato approvato il cambiamento, ma il cambiamento ha bisogno di essere gestito, quindi di avere un'informazione su questo. Ecco, io credo che sia fondamentale che si riesca a coagulare un movimento intorno a questa questione. Tutto il discorso dell'energia è bloccato da una serie di strettoie, di capestri, di trappole burocratiche, come il resto del sistema Italia. Grazie. Jacopo, volevo far presente che abbiamo le prime 6 pagine delle firme, non le abbiamo stampate tutte perché sarebbero state oltre 1128 pagine. Ora noi, dal momento che siamo ecologisti, le teniamo in una chiavetta e poi le riscarichiamo in download dalla piattaforma, da change.org. Io chiedo scusa per questo
intrusione, ma per spiegare che sono vere. Ecco, qui ci sono i fogli, avrei voluto fare la sceneggiata, poi ho scoperto che per fare sta sceneggiata consumavo una barca di carta. Ho stabilito che va bene, la mettiamo in chiavette e va accontentata. Se ci credete ve le stampate, ma riguardate sul computer che è meglio. Abbiamo salvato sono... un albero. Sono tre? Abbiamo salvato un albero. Esatto, tutto ci fa nella vita, quindi noi siamo. L'altra cosa che mi preme dire è che questa cosa va avanti molto facendo le cose di Ecofuturo, sono tra le cose che facciamo come Ecofuturo Festival, e il prossimo appuntamento sarà a Padova dal 12 al 16 luglio, e ovviamente pensate che tutti quelli che sono qui sarete perseguitati per poterci essere, ma sarà un'altra grandissima edizione, quindi nient'altro. Scusa Sergio, prego. Assolutamente. Allora, piccola nota sull'intervento di Jacopo. Pensate che sugli impianti a fonti rinnovabili il costo della burocrazia rappresenta il 20% del costo dell'impianto. Se noi riuscissimo a ridurre di tre quarti i costi della burocrazia, avremmo una diminuzione del 15% sul costo di un impianto a fonti rinnovabili. Adesso passo la parola alla senatrice Loredana Petris, un'ambientalista storica, così dire, adesso le spiego. Non voglio dire per dire che prende. No, non voglio dire per dire che ha un sacco di esperienza. Va bene. E comincio vuol dire che... se fatta un'esperienza, se fatta... sono stati i grandi accordi internazionali degli anni 80 e 90. Allora, la burocrazia non è neutrale, questo ricordiamocelo, e quindi il carico di burocrazia non avviene per tutto, non è neutrale, non è un caso che invece è molto forte nel campo delle energie rinnovabili. È stata una delle questioni che noi ci siamo sempre trovati di fronte, come non è assolutamente secondario il fatto che sull'emendamento che ha raccolto molte firme, abbiamo presentato noi, abbiamo presentato Gilotti, poi abbiamo mischiato, dimischiato, cioè dire, operazioni trasversali che proviamo sempre a fare sui contenuti, non è un caso, perché è stato fatto, sono state fatte molte modifiche nei lavori di commissione al DDL concorrenza rispetto alla Camera, però su questo emendamento ci sono resistenze, e questo è una resistenza, non è che sono casuali, sono le questioni che ci troviamo di fronte da moltissimo tempo, perché lo dico a tutti e tra di noi lo sappiamo perfettamente, le rinnovabili non è che devono ancora dimostrare di essere il futuro, non è che ancora devono dimostrare di sviluppare davvero buon lavoro e buona occupazione, lo hanno già dimostrato. Il problema è che ci sono le resistenze. Questo DDL concorrenza si chiama concorrenza, ma in alcuni settori dove piace c'è la concorrenza, in altri settori dove non piace, le lobby si sono date molto, molto da fare, le corporazioni resistono, e in questo campo, su questo emendamento, che è semplice, è semplicissimo, no? Cioè rimuovere i divieti, permettere il libero scambio, produzione e libertà, il luogo permetterebbe quello che noi abbiamo sempre auspicato, un processo finalmente di decentramento, di democratico, perché l'energia e la democrazia riuscire a mettere insieme, guardate, sarebbe davvero, diciamo, un evento politico non indifferente, ma diciamo il contenuto in sé non ha costi, da questo punto di vista sarebbe molto molto semplice, ma abbiamo diciamo tantissime resistenze, quindi noi non ci dobbiamo scoraggiare, perché le resistenze ce le abbiamo avute dal primo conto di energia, nel secondo conto di energia ce l'abbiamo avuto ogni volta che si metteva in discussione tutto quello che si era riusciti a mettere avanti. Certo, un po' preoccupati siamo, perché io lo dico con chiarezza, non sono molto preoccupata anche del ministro del Mise, di Calenda, insomma mi sono preoccupata anche di alcune dichiarazioni al lato,
anche del G7, perché sai, abbiamo Trump adesso nel mondo, mi ritorno al carbone, mette in discussione gli accordi di Parigi, quindi un po' mi preoccupo, però noi non ci dobbiamo scoraggiare, secondo me. Andiamo in aula, siamo già in aula, probabilmente tenteranno di mettere sicuramente la fiducia, perché l'ipotesi del ritorno in commissione non c'è, ma perché è stato modificato il testo del DR, deve tornare comunque alla Camera. Per questo è importante questa iniziativa, è importante continuare anche con la petizione, perché, torno a ripetere, abbiamo tra l'altro fatto bene il Girotto a citarla, perché l'autorità garante per la concorrenza e il mercato, la concorrenza e il mercato, in realtà invita espressamente le istituzioni e il Parlamento ad agire, a rimuovere gli ostacoli, no? Perché è una chiara e palese violazione il divieto, appunto, dello scambiare liberamente. Altra questione, seconda, noi abbiamo, affronteremo, stiamo affrontando il DEF, lo dico a Jacopo, anche nel DEF, no? Si parla di superare, di sburocratizzare il paese, la riforma Madia, in realtà ha sburocratizzato non la vita delle persone o diciamo, le cose positive, no? Che, ma magari abbiamo fatto altre operazioni, ma questo è un altro discorso. Ma noi dobbiamo tornare alla carica anche sui sistemi di accumulo e per esempio anche sulla ristrutturazione dell'eco bonus, Girotto già non lo sa perché ne abbiamo parlato tante volte, questo parallelamente è l'altro terreno su cui dobbiamo, diciamo, lavorare, e abbiamo anche l'occasione, forse diciamo, nell'ultima legge di bilancio che riusciremo a fare. Grazie. Grazie mille a Lorna Pettis, che ci ha, diciamo, mostrato questo spaccato di cosa succede, diciamo, all'interno della sfera della politica e del governo. E adesso passo la parola a Lucia Cuffaro, presidente del Movimento Calabria di Crescita Felice e anche una grande comunicatrice ambientale che sta facendo molto per le questioni ambientali, anche sotto il profilo della comunicazione. Prego. Allora, io ho notato, si sente? Ho notato che manca una cosa oggi, ovvero manca indifferenza, manca tanto non serve a nulla, ovvero sono particolarmente colpita che manchino una delle malattie del secolo, che è l'indifferenza. E mi volevo soffermare in particolare più che su questioni contenutistiche, che la Federica hanno ben spiegato la petizione, sul processo, ovvero su quanto sia virtuoso ciò che è successo, ovvero siamo partiti con una petizione dal basso, in realtà fatta da persone che si occupano di queste tematiche, che sono state in politica, non sono state in politica, fanno parte degli stili di vita, ma hanno voluto mettere a loro disposizione la conoscenza che hanno su queste tematiche. Una petizione è stata diffusa grazie all'impegno di queste persone, in particolare oserei dire da Fabio, che mi ha messo moltissima energia nel poterla diffondere, ed è stata presa in considerazione da tantissimi gruppi, sia sui social, di cittadini, di associazioni, che hanno provato a rimbalzarla. Questa petizione è arrivata alla politica. La politica l'ha inserita all'interno, come vedete, all'interno del DDL concorrenza. Questo è un processo virtuoso, è quello che si dovrebbe fare. Quello che ogni cittadino, per non essere semplicemente un consumatore, ma un consumatore, quindi avere autodeterminazione, dovrebbe fare per influenzare la politica. L'indifferenza che manca oggi è questa, ovvero la volontà del cittadino di influenzare e considerare la politica senza lamentarsi che la politica non serve a nulla, la politica fa solo cose negative, pensa ai loro interessi, magari la politica recepisce ciò che è importante per migliorare la situazione attuale. E con questo finisco congratulandomi con tutto il gruppo di lavoro che ha organizzato questa conferenza stampa, ma che soprattutto continua a creare progetti per trasformare il cittadino in un consumatore, facendolo diventare un consumatore. Grazie. Grazie mille a Lucia Cuffaro, che non mi ha personalmente detto, è stata estremamente sintetica, estremamente efficiente, energetica sotto questo profilo, nel descrivere una cosa molto importante, che appunto sono i processi, come devono avvenire i processi
diciamo, nel XX secolo, nel momento in cui abbiamo consapevolezza delle problematiche in cui andiamo ad affrontare. Adesso do la parola a Edoardo Zecchini di Legambiente, che è responsabile energia di Legambiente. Legambiente sta facendo moltissimo da sempre, ma ha intensificato le sue attività, orientandosi negli ultimi anni anche sotto il profilo sociale, un'iniziativa che abbiamo fatto assieme come rivista e assieme all'ambiente, è stato per appunto un opuscolo, se non sbaglio, sulle comunità energetiche, dove abbiamo registrato tutta una serie di realtà in Italia e in Europa per questo fenomeno che è abbastanza sconosciuto al grande pubblico. Prego, Eduardo. Sì, buongiorno. Io credo che intanto dobbiamo fare complimenti a Fabio Rogione, a chi si è inventato questa petizione, perché ha permesso di far uscire dall'angolo di tutto, pochi di noi che seguono i lavori del Senato su questi temi, una questione politica molto rilevante. Perché su questa battaglia, su questi emendamenti che alcuni valorosi senatori stanno portando avanti da qualche tempo, ci stava oramai come dire, inseguendo con continue telefonate, annunci, comunicati per dire ora la votazione, ora la votazione, è diventata una barzelletta questa votazione su questo tema, ormai neanche noi ci credevamo più, insieme alla crisi che c'ha la maggioranza intorno a questo decreto di concorrenza. Ma noi non ci dobbiamo perdere, perché in realtà questo emendamento è fondamentale per avere quella appunto, idea di futuro che tutti noi spingiamo, cioè questa nuova idea, questo nuovo modello delle rinnovabili, perché poi quello che fa paura davvero, che questo decreto, questo emendamento, aprirebbe alla nuova stagione delle rinnovabili, quelle che non hanno bisogno di incentivi diretti. E questo che fa paura, perché rimette in gioco praticamente il sistema e anche tutte le accuse che sono state fatte alle rinnovabili in questi anni. Perché è fondamentale che questo emendamento venga approvato e che si apra questa strada? Perché noi rischiamo, come Paese, di perdere alcuni anni, perché questa strada è segnata. Cioè, che si apra il consumo, che si apra l'economia dell'energia, ormai è scritto nelle direttive europee che si approveranno tra pochi mesi al Consiglio. Noi siamo convinti che come tutti i paesi rimasti che ancora impedisce queste cose, rinviarli 3 o 4 anni, poi sicuramente rinviare qualche decreto di 5 anni tutto questo, è un danno alle famiglie, un danno all'ambiente, un danno alle imprese, è solo e unicamente l'interesse di chi gestisce le reti di distribuzione e chi gestisce i grandi impianti con i costi. Ci sta il qua, chi controlla le reti e chi controlla i grandi piani, e qua ci sta tutto l'interesse generale a cambiare tutto questo. Per quello è una scelta di campo e bisogna fare in modo che se ne parli. Questo è importante, questa raccolta firme, e non era scontato se era stato scritto, perché appunto quando parlo del positivo sembra molto difficile indignarsi per qualche cosa e fermare le cose. Per cui è molto importante. Io segnalo solo due cose, per far capire anche lo scenario in cui ci muoviamo. Intanto, in questo momento ci sono solo due paesi in Europa che fanno la guerra ai prosumer e fanno la guerra all'apertura a questo tipo di scenario, sono l'Italia e sono la Spagna. In Spagna è una guerra esplicita, cioè il governo Rajoy, il governo di centrodestra, è stato votato e finanziato da le grandi imprese dell'energia spagnole, e esplicitamente dice io non aprirò mai all'autoproduzione e alla distribuzione locale, ma ha messo delle multe sull'autoproduzione in Spagna di centinaia di milioni di euro, cioè rischi molto di più in Spagna a prodotti da sola, a scambiare energia con la rete, che a inquinare, cioè che se l'Endesa tira praticamente l'olio o combustibile in fiume, rischia di più il cittadino. Perché è proprio una battaglia epocale. Quando tu parli con l'autorità per l'energia o parli con chi combatte questa società, te lo dice proprio esplicitamente, diciamo, finché ci saremo noi non passerebbe mai. Perché c'è un tema, loro ti dicono appunto, di cambio di modello, che poi in qualche modo come viene raccontato. Intanto un problema di sicurezza, se apriamo questa cosa c'è un pericolo enorme di sicurezza. Come deve spiegare perché in un condominio con tre imprese ci dovrebbe essere un problema legato alla sicurezza, quando in un condominio può circolare del gas e invece non possiamo avere una rete che fa circolare l'elettricità. Se il piano di gas viene gestito male, ci sono dei pericoli reali, al limite salta il frigo dove c'è il frigo. E quindi è chiaro, però non è che si può fare cosa. Però questa cosa deve essere ideata. Questa è la mia spiegazione assolutamente fuori. La seconda sono i costi. Anche sui costi. I costi del sistema, tutto quello che... Anche questa cosa.
anche questa cosa. È un po' una barzelletta, perché non si capisce per quale motivo non si possa aprire, controllare, vedere quali sono gli effetti, e poi magari rimpinguare gli oneri del sistema che mancano, magari con dei soldi presi da conquina, magari presi da chi oggi ha la possibilità di usare queste reti interne di utenza e pagare quanto le rinnovabili, cioè un'autentica vergogna rispetto all'inquinamento. Questo per far capire come in realtà siamo di fronte a uno scontro non banale, a uno scontro che sono interessi fortissimi dietro contro questi vecchi gruppi, in Italia e in Spagna. Mentre in Spagna la battaglia esplicita, in Italia si nascondono un po' tutti, per cui non si capisce chi è a favore, chi no, che dicono appunto diciamo, la sicurezza, il costo di fuga, poi scappano tutti dalla rete, quando in realtà quello che proponiamo noi è di aprire, cioè di aprire a modelli innovativi di SNR. Chiudo con un altro regione scenario. Perché è importante che si apra questo modello? È importante farlo, in particolare in Italia, in Spagna, c'è un paese mediterraneo, perché il modello che si può creare intorno a questo sviluppo delle rinnovabili ancorato a delle reti nuove gestite in maniera diversa dal passato, ci sono anche reti private, ci sono magari legate assieme, degli impianti di accumulo, della mobilità elettrica, tutte le innovazioni di cui si parla tanto, è il modello del Mediterraneo. Se noi riusciamo a costruirlo nel Mediterraneo, cioè in Italia e in Spagna intorno al solare, facciamo fuori le grandi centrali e diamo anche, con la riduzione dei costi che ci sarebbe, l'accumulo, la riduzione delle reti, del solare, eccetera, una speranza per i paesi del Mediterraneo, del Nord Africa. La risposta ai problemi che vive questo paese, che vive appunto da tante ragioni, sui interni, che appunto l'immigrazione, che c'è dentro noi, sta anche qui. È per quello che dobbiamo fare di tutto perché questa battaglia sia una. Grazie. Subito dopo facciamo una foto tutti insieme, prima di andare via con i pannelli in mano. Se resistete 10 minuti prima che ci cacciano, sperando che il Senato ce lo consenta. Allora, grazie a Paolo Zanchini che ci ha fatto diciamo, questo scenario internazionale, come potete vedere la resistenza diciamo, a una cosa semplice, quasi banale, come mettersi 3 kW di pannelli sul tetto e accedere a qualcuno di questi kilowattora prodotti ai propri vicini di casa, in realtà sono il sintomo della paura dell'innovazione, il sintomo della paura del cambiamento sostanzialmente. Che però è imprescindibile, come se qualcuno nel 96 avesse iniziato a dire che diavolo ne so, tassiamo micidialmente i telefonini perché troppi telefonini in mano alle persone possono chissà fare quale questione di sicurezza o poi incidenti stradali o cose del genere, insomma una cosa analoga. Si tratta di innovazione, di progresso difficilmente potrà essere fermato, può essere rallentato facendo perdere punti al nostro paese, però non può essere assolutamente fermato. Allora, a questo punto passo la parola a Valerio Rosso Albertini, fisico e ricercatore del CNR e da anni attivo anche lui su queste questioni. Sì, grazie, buonasera a tutti quanti. Aspetto che, ecco, sì, che si attivi il microfono. È sempre un po' imbarazzante parlare con tutti perché tutti quanti buoni argomenti che potevano essere citati non sono stati. Però cercherò di chiosare quello che è stato detto. Assolutamente sì. Questa è una riforma che si può dimostrare scientificamente che sia irreversibile. Come diceva Manzoni, non si può andare a ritroso degli anni dei fatti. Quello che si può fare, lo diceva Edoardo Zanchini, è rallentare, cioè dare la possibilità che le cose peggiorino prima che accada l'inevitabile, cioè che il vecchio sistema sia soppiantato finalmente dalle nuove tecnologie. Io faccio comunicazione televisiva, non sapete quanto riscontro c'è da parte della popolazione, degli spettatori su questi temi. Si credeva che non potessero muovere gli animi, che non potessero infervorare, invece è esattamente il contrario. Perché basta che si guardi lo spaccato, ormai per legge ci deve essere, la famosa torta che c'è sulla bolletta elettrica. Quando uno si rende conto che l'energia che sta pagando è una frazione minoritaria del costo in bolletta, si domanda, ma tutti quanti questi altri soldi, ma perché bisogna spenderli? Possibile che non ci sia un sistema alternativo piuttosto che pagare il 20% per il contatore? Per il contatore e tutto quanto, poi gli oneri e poi tutte quante le gabelle. Allora, l'idea che dicevo, che secondo me passerebbe molto bene, grazie a questa nuova sensibilità nascente o rinascente,
è che si potrebbe dire ai singoli investitori: guardate, voi pensavate che il bene di rifugio primario fosse il mattone. Siamo andati avanti sentendo questo, questa leggenda, poi è diventata, perché abbiamo visto anche la crisi, la bolla immobiliare speculativa, come bene rifugio il mattone. Perché non pensare che il bene rifugio siano gli impianti rinnovabili? Guardate che funziona benissimo, perché uno fa un investimento che avrà un ritorno certo, quantificabile in qualche anno, per un impianto che gli durerà 25-30 anni. E non ci sono oscillazioni notevoli di mercato, e non c'è, nonostante i cambiamenti climatici, il rischio che a un certo punto l'Italia diventerà un paese polare, per cui non ci sarà più il sole a battere sui fotovoltaici. E solo investire, c'è questa possibilità, lo richiederebbe veramente a furor di popolo, ed è una liberalizzazione di altre due cose. Una liberalizzazione questa dal basso, nel senso che hanno liberalizzato le ferrovie. Ma chi è che si compra i treni o si compra le tratte ferroviarie per poter far circolare i treni? Invece questa è una liberalizzazione che avviene non sull'esistente, ma sul creato dalle singole persone. Quindi non si tratta di spacchettare una grande impresa, una grande azienda con tutte le resistenze che ci potrebbero essere, anche legittime, ma semplicemente di prendere atto di uno stato di fatto attuale. Ci sono 500.000 di impianti fotovoltaici, ma li vogliamo utilizzare al meglio? Allora, dicevo, questa è la conclusione finale, questa, che poi non è soltanto una questione di dire: guardate che non pesiamo più sulle tasche della gente, quante volte abbiamo sentito le tasche della gente per le rinnovabili, gli incentivi, ci impoveriremo. Come se poi l'aria, dicevo prima a Jacopo, come l'aria prodotta dagli impianti inquinanti non fosse respirata da quegli stessi cittadini che finanziano in bolletta gli incentivi alle fonti rinnovabili, quindi un vantaggio avrebbero avuto comunque. Ma in questo caso non si può, perché è un investimento che il privato fa, non è la collettività che è costretta a farla per il favore del privato. E la conclusione è questa: attenzione, questo non è l'arrivo, questa è la partenza. Le famose reti intelligenti, le smart grid che somigliano, reti elettriche che somigliano a internet, ma vogliamo aspettare veramente che siano i grandi investitori a farle, ma stiamo freschi, mentre invece le reti intelligenti potrebbero nascere dal basso, insieme ai pannelli fotovoltaici, insieme ai sistemi privati di accumulazione, una rete intelligente che gestisce al meglio la corrente nel singolo distretto e che si coordina con gli altri distretti. Questo è il progresso, questo è il futuro, questa è la buona tecnologia. E quindi io dico a Fabio, grazie per la petizione che ci hai fatto firmare, andiamo avanti così, ma allarghiamo il discorso, perché questo deve e può essere soltanto un punto di partenza. Grazie mille, professor Bertini. Volevo dare due dati che mi sono venuti in mente, che dico abbastanza spesso, perché lui ha citato 500.000 impianti fotovoltaici. Allora, 500.000 impianti fotovoltaici rappresentano circa 2 milioni di persone che ci vivono vicino, sotto, li vedono tutti i giorni, eccetera, eccetera. 2 milioni di persone sono 2 milioni di elettori. Facendo le proporzioni in Italia, parliamo del 5% dell'elettorato. Ecco, vediamo come un partito, i partiti di governo, d'accordo, siano così influenzati in maniera potente dalle lobby, addirittura da ignorare un bacino elettorale del 5%. Signori miei, perché questi 2 milioni di elettori sotto questi 500.000 impianti. A parte le forze politiche di opposizione, che però, se uno, come ha detto Girotto, pone la fiducia, buonanotte, non vengono ascoltate da nessuno. Ebbene, le lobby sono così potenti da impedire alla politica di governo di parlare al 5% dell'elettorato. Allora, adesso approfitto di 5 minuti, perché voleva essere con noi, devo raccontare. Sì, Jacopo ci saluta. Ah, scusate, oltre. Bene. Ciao, saluto. Grazie. E grazie. Allora, voleva essere con noi, però non ha voluto esserci. Dario Tamburrano, è un deputato del Movimento 5 Stelle
a Bruxelles che si sta occupando, tra le altre cose, anche delle energie rinnovabili. Sappiamo che c'è un grosso pacchetto che coinvolge la nuova direttiva sulle energie rinnovabili, efficienza energetica degli edifici, quant'altro, insomma, una battaglia che si gioca a Bruxelles non indifferente. E mi ha chiesto gentilmente se potevo leggervi un messaggio e sono due pagine, per cui non penso di metterci più di tre minuti. Leggine un po' meno così, perché se no non facciamo il tempo, ci cacciano, non facciamo il tempo. Ok, allora, voglio ringraziare gli organizzatori di questo evento e la petizione, e mi scuso per non poter essere presente di persona. L'iniziativa che Fabio, Michele, Gian Battista e tutti gli altri amici attivisti e portavoce ha promosso e il suo successo è un importante segnale. Più di 22.000 firme, ho scritto ieri anche questo, raccolti in così poco tempo, dimostrano che i tempi sono maturi non solo tecnologicamente ma anche culturalmente per una transizione energetica rinnovabile verso un modello di democrazia energetica rinnovabile. Le stime sul potenziale produzione decentrata di energia da parte dei cittadini a livello europeo sono dalla nostra parte. Un recente studio effettuato da una serie di organizzazioni non governative, che non vi tralascio così restringo, stima la potenzialità del crescente coinvolgimento attivo dei cittadini come produttori e attori attivi nel sistema energetico come individui e comunità. Nel 2030 112 milioni di prosumer, produttori e consumatori, comprese scuole, comunità locali e ospedali, potrebbero soddisfare da soli il 19% della domanda di elettricità di tutta la UE. Nel 2050 la metà dei cittadini UE potrebbe produrre la propria elettricità autonomamente e da fonti rinnovabili, soddisfacendo il 45% della domanda di elettricità. Questo significa che a Spagna 26 milioni di italiani nel 2050 potrebbero produrre la propria energia elettrica in loco da fonti rinnovabili. E qui 26 milioni sono quasi la metà della popolazione. È chiaro che per le grandi utilities si aggira uno spettro da questo punto di vista. Al Parlamento europeo nel corso dell'anno passato, durante il lavoro preparatorio per la proposta legislativa della Commissione europea del campo energetico, abbiamo spesso trovato citato il termine prosumer, per poi accorgerci con nostra sorpresa che a questo termine non corrisponde ancora alla definizione legale a livello UE, che ne specifiche le caratteristiche e quindi conseguenze di diritto. Abbiamo iniziato con il Movimento 5 Stelle d'Europa a coinvolgere altri gruppi politici, singoli deputati europei di ogni schieramento affinché il Parlamento europeo chiedesse alla Commissione europea di proporre un quadro giuridico. Allora, salto un attimino. Stiamo operando con il Movimento 5 Stelle a Bruxelles e a Strasburgo affinché le attuali proposte sul tavolo vengano mantenute e rafforzate. L'esigibilità dei diritti dei consumatori di diventare produttore, l'energia poterla vendere liberamente, la certezza che i diritti acquisiti non cambino come è accaduto per l'appunto in Spagna, come veniva citato prima da Zanetti, con la stantaccia d'Italia con la normazione interna o peggio le troppi generali di incentivi. Tali diritti rischiano inoltre di essere una vittoria se parziale se non verranno superate risolte alcune criticità presenti e limitanti, come la priorità di dispacciamento, il mantenimento dei meccanismi di capacità non giustificati, il tetto massimo di 18 MW di capacità per gli impianti rinnovabili installati per le comunità dell'energia, perché c'è anche questo, per la comunità, ma non troppo con la produzione energetica, d'accordo? Per cui i cittadini non possono investire così tanto. Schemi di supporto alle rinnovabili ad asta. In Europa potremmo affinché con una futura normativa guerra in una solo più agevole la realizzazione del programma di energia nazionale Movimento 5 Stelle, ma questi diventi la vera obbligata democratica, oltre che gli innegabili vantaggi ambientali, climatici e economici che ne conseguono. Ringrazio tutti i presenti e vi saluto. Dario Tamburrano, portavoce del Movimento 5 Stelle. Allora, adesso do la parola a Massimo Venturelli, presidente di ADE, che diciamo, ci porta la, diciamo, la voce, il punto di vista degli artigiani, dei tecnici, degli installatori, insomma. E anche i consulenti. Insomma, di tutto quel mondo che è cresciuto di fronte alle rinnovabili e che adesso si trova in oggettive difficoltà da questo stop quasi voluto dal governo. Prego. Allora, c'era un discorso che prima si parlava di green art, no? Qualcuno ha parlato di green art, ecco, facendo il caso di noi tecnici del settore che
ci siamo ritrovati in pochi anni a essere veramente green, nel senso che siamo al verde, abbiamo un sacco di possibilità di lavorare. Molti dei miei colleghi hanno fatto qualcos'altro, lavorare solo sulle rinnovabili in Italia è una cosa, come si dice, da Don Quixote, io mi considero una specie di Don Quixote, non pagato. Ecco, chi fa questo mestiere ha dovuto regolarsi perché è stato un grosso boom, e poi dopo che finito la svolta degli incentivi c'è stato la controriforma del fossile, per cui sostanzialmente i grossi interessi hanno cavalcato l'onda al contrario, dicendo si costano troppo in bolletta, quindi dobbiamo assolutamente fermarli, e l'ideale comune con l'isola che tutti i fotovoltaici o rinnovabili costano troppo non vanno bene. Invece che il contrario, stanno benissimo in piedi, e questa iniziativa dimostra, stanno benissimo in piedi da sole, senza incentivi, ma già da anni. Il loro problema è che come fanno a stare in piedi? Devono entrare nel mercato dell'energia, quindi per entrare nel mercato dell'energia devono combattere le armi pari. Quindi se combattiamo le armi pari, la mia energia non può costare di più di quella del fossile, dovrà costare meno, o dovrà essere conveniente. Quindi per quello che riguarda la diffusione delle rinnovabili in Italia, noi siamo il paese del sole, non ci sarà nessun problema di non poterlo fare. E la cosa che mi preme sottolineare, poche cose ma molto semplici, dovrebbe pensare allo scenario futuro, che non è una cosa diversa da quello che dovrà essere forza, cioè le smart grid e le intelligenti. Queste, per crescere, per essere competitive, per funzionare, non dovranno essere organizzate da una qualche multinazionale estera che ne parla invece il sistema. Siamo già in grado di farlo proprio firmando questa petizione e fare dei sistemi di distribuzione chiusi, perché la prima cosa che possiamo fare è un sistema di distribuzione chiuso, si organizza lui a fare questo modo di computare l'energia, fare efficienza, comportarsi in un certo modo rispetto alla rete, addirittura cominciare a dare dei servizi di rete. Non è più un problema che il fotovoltaico è un problema per la rete. Il fotovoltaico e il fumo sono una grossa risorsa per la rete elettrica. Quindi la rete elettrica intelligente, il famoso smart grid, funzioneranno così, dovranno essere solo così. E come faranno ad essere competitive? Facciamo milioni, miliardi di investimenti per nuovi sistemi? No, facciamo nascere, lasciamo nascere queste reti piccole distribuite, chiuse, e questi saranno il primo modello di sviluppo gratuito che si troverà poi disponibile sul mercato a costo zero. Cioè, tra qualche anno chi avrà fatto un sistema di distribuzione chiuso e l'ha reso competitivo potrà usare lo stesso modello e esportarlo anche all'estero, perché no? Quindi questa è una battaglia anche per lo sviluppo della tecnologia, delle capacità italiane. Io sono veramente un paese dove l'inventiva c'è veramente tante, abbiamo veramente tantissime capacità. Sopravviviamo a una burocrazia che non ha uguali sul pianeta. Quindi se riusciamo a fare questo in queste condizioni, figuriamoci se ci tornano dei paesi. Lo dico sempre, parafrasando Marco Corona, l'unica cosa che dobbiamo aspettarci dal governo, dal Senato, da queste centri di potere che possono costare qualcosa, toglietevi i paletti, toglietevi i paletti e lasciateci lo spazio per poter, non dico fare il tracollo dei fossili, far chiudere tutte le centrali, non lo so, tanto questo è possibile. Lasciateci lo spazio per dire si parte un po' alla volta con dei modelli efficienti, e questi sicuramente, senza tanta fatica, prenderanno sopravvento, prenderanno piede, cresceranno, faranno crescere tutti, le stesse utilities, insomma. Enel, in una casa, sta facendo il portatore elettronico con la domotica, che sicuramente prenderà anche a quindi piani questa ricerca. Io intanto ringrazio comunque Fabio Giovanni per aver inventato questa cosa, e ha avuto una forza sovrumana per farlo. Io sono il primo a ringraziarlo, e tutti noi dobbiamo ringraziare. Diamo un grosso applauso a Fabio Giovanni per questo. Annalisa, a te le conclusioni. Addirittura. Intanto grazie veramente anche da parte mia nostra di dare possibile per questo enorme lavoro, che secondo me è proprio un lavoro da una grandissima valenza simbolica, perché è una cosa che, come si diceva prima, non ha scuse per non essere portata avanti. Prima ci dicevano che gli incentivi erano pesanti, che le fonti rinnovabili costavano troppo, che di qua c'è di là. Questo provoca risparmio, una nuova socialità, la possibilità di costruire nuove forme imprenditoriali diffuse, piccole, dal basso, eccetera, eccetera. E oltretutto per la rete è una stabilizzazione, non un pericolo, perché in un punto solo si possono accordare domanda e offerta in maniera intelligente, quindi chi dice che è
è una fonte di rischio, in realtà probabilmente non ha capito di che cosa si tratta nella migliore delle ipotesi, nella peggiore continua a insistere con delle scuse che non hanno ragione d'essere. Sarebbe un simbolo, sarebbe una cosa molto importante, anche perché, a parte che delle direttive, insomma tutto il mondo sta andando di là, ma anche perché quello che sta succedendo in Italia adesso è molto preoccupante e molto serio. Il Ministero dell'Ambiente ha dimostrato che 16 miliardi di euro l'anno vengono spesi per sovvenzionare le attività dannose per l'ambiente e meno di questi 16 miliardi vengono spesi per sovvenzionare le attività favorevoli. Quindi siamo in un momento in cui ancora la potenza delle lobby fossili viene foraggiata e sovvenzionata. Adesso si potrà probabilmente ritrivellare anche le 12 miglia, non c'è nessun cenno per fare il piano delle aree, non c'è nessun piano per decarbonizzare l'economia al 2050. Quindi questa è una situazione gravissima e questo sarebbe veramente un segno che dimostra quanto dal basso le persone e la società possono davvero cambiare il punto di vista e cominciare a costruire, ad essere tra le persone, tra le aziende, piccole aziende, i cittadini, cooperative di cittadini, un nuovo modo di essere consumatori, come diceva giustamente prima Lucia, di essere consumatori e di fare anche politica dal basso, perché questa diventa una sorta di sovranità energetica che riporta anche i cittadini a essere consapevoli del proprio valore e della propria possibilità di incidere dal basso sulla politica di un paese. Quindi per noi è un percorso assolutamente simbolico e potrebbe essere la prima schicchera del domino e poi ce n'è da mettere giù le teste, però insomma diciamo che ci piacerebbe molto davvero iniziare da questa. Grazie mille. Mettiamo un attimo qui davanti con questi pannelli, li facciamo vedere soltanto e ci facciamo una foto, un secondo, e dimostriamo che questo è un sistema chiuso, è terminato, un sistema più chiuso, una cosa semplicissima, leggera, legge di sfida. Se vi prendete lì, prendi il pannello, si fa una foto, un altro. Andiamo su quelli là. Poi, per quelli che non ci vedete, venite davanti. Venite qua, vieni anche tu. Lei ce lo fa una foto. Ecco, è qualcosa che succede. Ce la fai una foto. Abbiamo il vero fotografo.